Ci troviamo all'interno della sala operatoria dell'ospedale Salvatore Cimino, al terzo piano, dove a breve si effettuerà un intervento di ernia discale contenuta. Siamo con un infermiere professionale all'interno della sala operatoria, Giuseppe Bova. Signor Giuseppe, questo intervento oggi? Stiamo preparando tutto per fare un intervento a questo paziente, con la collaborazione di altri colleghi e un tecnico che viene da Napoli. Ci troviamo con l'ingegnere Luca Campese, venuto direttamente da Napoli con il macchinario che sta per avere inizio l'operazione. Ingegnere, questo macchinario ci spieghi cosa farà e cos'è la novità? La novità è quella di effettuare un intervento per via percutanea, ovvero cercando di rimanere minimamente invasivi e utilizzare questa apparecchiatura laser per andare a decomprimere il disco del paziente in modo da creare comunque un immediato sollievo dal dolore dovuto alla compressione delle radici nervose e questo è possibile grazie all'utilizzo del laser che tramite l'effetto termico del calore riesce a creare una cavità all'interno del disco e quindi la successiva decompressione e il sollievo per il paziente. In Sicilia sono pochissimi gli interventi effettuati, alla fine dopo i primi esperimenti i pazienti hanno avuto ottimi risultati o ancora è tutto da vedere? Credo e spero che abbiano avuto ottimi risultati, seguendo anche un po' il post-operatorio insieme al dottore Petta. Tutti i pazienti che adesso abbiamo operato qui all'ospedale Termini Imerese sono stati abbastanza soddisfatti e hanno avuto ottimi risultati, almeno dal punto di vista di qualità della vita, quindi soprattutto sono pazienti che sono affetti da dolore e quindi risolvere questa problematica è importante anche proprio per seguire la vita di tutti i giorni, quindi pazienti sicuramente soddisfatti. A brevissimo il signor Marcello si sottoporrà all'intervento. Tutto a posto? Sì, bene, fino adesso bene. Lei sa che è un intervento particolare, che è il primo in Sicilia occidentale? Sì, uno dei primi. L'ortopedico, il primario dell'ospedale è mio cugino, quindi sono abbastanza informato. Allora si fida ciecamente? Sì, sono, mi fido di lui. Sì, certo. Il primario sta spiegando quello che sta facendo al paziente. Sta per iniziare l'intervento. Adesso sterilizza la parte. Bisturi 11 e metà di tutti gli agenti. Sì, esatto.
Vogliamo il mandrino? Questo è l'anima, cioè il mandrino, il pezzo rosa, vogliamo? Mandiniamo. Allora, vedere il connettore, sono il connettore quello lì, sono lì da là, attacchiamolo lì dal lato. No, no, allora, questo va di là, poi un po' così, perfetto. È dolore. Il primario Giuseppe Petta sta iniziando a praticare l'anestesia locale. Passa l'immagine estiva, quella estiva, mi fai vedere per te, devo scendere ancora in giro. Il serve sta sotto, l'immagine è rovesciata, guarda. Sì, ho venuto. L'immagine è rovesciata. Vai. Vado? Sì. Perfetto, riprende questo. Siamo delle 4 e le 5, dobbiamo andare. L'ernia era più al, da quale lato ce l'hai, Marcello, il dolore? A destra o a sinistra? A sinistra. Qua a sinistra era, vero? Lasciati così. E allora mi fai vedere un attimo qua. Stanno cercando dove intervenire. Girare l'immagine a destra o a sinistra? Esatto, ora così ci siamo. E allora, le 5 e le 4, si fa aspettare. Mi fai vedere qua per favore? Adesso si sta cercando di capire dove fare l'anestesia locale. Fai vedere? Sì, ci siamo. E allora, mi dai un po' di calzina, per favore? E disinfettante, mi dai la siringa con l'anestetico, vedi, comincia a fare un po' di anestetico. No, tranquillo, non lo so. Marcello, ora sentirai un poco di brucione, è l'anestetico, no? Dura pochissimo. Cosa stanno facendo adesso? L'anestesia locale. Hanno posizionato l'ago dove? Nella zona dove devono poi posizionare, fare infiltrazione anestetico locale, per essere più precisi, e quindi localizzare tutta l'anestesia lì. Ah, praticamente quella zona hanno posizionato sia l'ago per l'anestesia che successivamente iniziare l'intervento. Sì, hanno fatto una radiografia con un ago posizionato per identificare esattamente il luogo dove poi infiltrare l'anestetico locale. Senti il bruciore? Fai vedere?
laterale. Sì, aspetta, aspetta che cerchiamo un'altra cosa. La foto dovresti voluta, quando dovresti cominciare a dire più o meno. Il bruciore è l'effetto del tetto locale iniziale. Adesso il paziente sente bruciore, ma il bruciore è l'effetto dell'anestetico locale. Aspetti, sì. Ora vediamo. Abbiamo fatto l'anestesia locale, ora vediamo se i reperi sono nella posizione corretta per introdurre l'ago per arrivare nel disco intervertebrale. Questo fa il 3D. Ora si fa una radiografia laterale per vedere la profondità del lago. Adesso si fa una radiografia laterale, lato laterale, per vedere la profondità del lago inserito. Mi fai vedere se ci siamo. Devi sollevarti un po' e avvicinare. Ora un minuto. Vieni verso qua. Vediamo. Perfetto. Il monitor è stretto. Aspetta, mi posso muovere? Il monitor. Il dottore Penta è visto che... Va bene così. Dammi l'anestetico. Mi fai vedere? Scusa, devi fare vedere quelle immagini. Fammi vedere. Non ti deve mettere davanti. Fai vedere? Per favore. Se noi centriamo. No, no, così centro. Fai vedere. Fai vedere. Ah. Aspetta, così è così. Cosa senti, Marcello? Un po' di bruciore? Interno, sì. Dove interno? Dentro, proprio. Dentro? Ma non è che lo senti nella coscia? No. No. Mi date la roba, il G18? Che devi spostare un attimo. La gamba pure lo sento. Senti cosa nella gamba? Freddo, ce l'ho freddo, l'ormicolio. Sì, sì. Ormicolio, ok. Senti formicolio. Perché non mi interessa. Ah! Ma qua non dovresti sentirlo. Punto l'ago. Stoccare, senti il dolore, senti. Allora, mi fai vedere? Sì. No, devi vedere. Ascolta, ti devi... guarda, no, per l'orecchio, così va bene. Vediamo. Passare con un
paziente sente dolore e stanno iniziando di nuovo a mettere l'anestetico, sempre per via locale. Sento dolore a destra. Senti dolore? A destra. A destra? Sì, nella schiena però. Nella schiena a destra. Mi fai vedere? Guarda, ecco, ecco, così stai entrando per il sedere. Fai vedere, fai vedere. Perfetto. Alla tua destra? Sì, è la schiena a destra. Fai vedere? E la schiena a destra, un po' di pazienza, Ti chiamo, guardi. Sì, sì, infatti. Siamo dentro? Sì, sì, sì. Siamo dentro. Fai vedere? Adesso il primario è arrivato dentro la cavità. Vediamo. Devo far vedere l'antero posteriore. Vediamo se siamo sulla linea di bianco. Il disco fibroso, poi senti che cede un po'. L'anello esterno che cede proprio il culo.
Stiamo finendo, stiamo finendo. Sì, io sono la speaker di Radio Panorama, era di un centro. Siamo lì a causa della radio. Lo so, per questo la guardavo, non mi nato. Ma no, prima devo dire. Ora no. Sì, sì, lo so, ora ce n'è una. Francesca è un po' così. La fibra ottica che sta per questo è praticamente la fibra ottica. Il primario mi suggerisce che stanno introducendo la fibra ottica all'interno della cavità dove hanno posizionato l'ago. Sì, controlla. Va bene. Sì, via, via. L'ingegnere di Napoli ha dato il via. Massimo 66. Adesso cosa stiamo facendo? Come arriva a 600 watt ci fermiamo. Dottore Pepta, che stiamo facendo? E per ora sta erogando il raggio laser pulsato in modo tale da avere la decompressione del nucleo gelatinoso. Solo uno è il nucleo, Marcello. Tutto si fa, Marcello. Siamo arrivati a 250. Da 500 vi ho fermato, vogliamo aspirare un po' di vapore. Ingegnere, cosa stiamo facendo? Stiamo erogando adesso l'energia per vaporizzare il nucleo.
quindi ha una potenza di 10 watt con una luce pulsata che va, diciamo, un tempo di erogazione di un secondo e un tempo di pausa di un secondo fino a raggiungere un livello di giallo che ci permette di avere l'effetto desiderato. Se abbiamo quasi finito, siamo quasi finito. Okay. Siamo arrivati a 600. A 500. 500. Come va, Marcello? Bene. Sì, ora come togliamo la prova? Ok, siamo a 600. Ce ne usciamo un pochino e diamo un paio di colpetti sul adesso? Adesso abbiamo terminato, abbiamo raggiunto un valore di circa 600 joule, che è un valore di energia medio che serve appunto per ottenere l'effetto desiderato. E niente, la procedura è finita. Adesso il dottore sta procedendo un po' con un po' di Benteran, comunque per, diciamo, eventuali vapori che ci sono all'interno, la temperatura un po' più alta per, diciamo, creare un po' di sollievo immediato nel paziente. L'operazione è conclusa. A posto, Marcella. Siamo qui con il primario Giuseppe Petta, è appena finito l'intervento PLDD. Come è andata? È andata abbastanza bene, il caso, il ragazzo è abbastanza giovane, quindi non c'erano grossi problemi di via d'accesso. L'intervento, come avete visto, è di breve durata, poco invasivo. Il paziente viene appena sedato e trattato con anestesia locale e un minimo di sedazione. E l'intervento fila liscio, tranquillo. Bisogna solo stare molto, seguire molto la scopia che ci guida nella corretta esecuzione e posizionamento della cannula e poi delle fibre ottiche. L'intervento dura è breve. Il paziente tra poco si potrà alzare e deambulare tranquillamente senza nessun problema nel post-operatorio. Questo tipo di intervento può essere fatto appunto su qualsiasi paziente come fascia d'età? Come fascia di età, sì, diciamo che di solito l'ernia discale colpisce soggetti giovani o giovani anziani, trentenni, quaranta, cinquantenni. Un'ernia discale è difficile trovarla in un settantenne, non viene di solito trattata. L'indicazione, questa metodica ha delle precise indicazioni che sono l'ernia contenuta e la protrusione discale. Non si può fare per le ernie espulse in quanto non è possibile tecnicamente eseguirla. Quindi va fatta una attenta e corretta valutazione nel preoperatorio, nel selezionare i casi, in modo tale da evitare possibili conseguenze non dannose per il soggetto, per il paziente. Ma con le corrette indicazioni, finora in tutti i casi in cui abbiamo trattato già circa sei mesi, utilizziamo questa metodica e fino ad oggi abbiamo avuto degli ottimi risultati con ripresa e scomparsa quasi completa della sintomatologia, e specialmente nei primi giorni c'è qualche ancora residuo di dolore, di parestesie, però nel proseguo i pazienti che abbiamo fin qui trattato riferiscono degli ottimi risultati. La ringrazio, ha svolto un bellissimo lavoro lei e la sua equipe e speriamo appunto di dare questo incentivo, chiamiamolo così, un attimino, ma anche perché è una novità per quanto riguarda l'ospedale di Termini Imerese. E a chi si devono rivolgere? Ecco, questo
possono accedere tranquillamente nel nostro ambulatorio con una, tramite una prenotazione al CUP, al centro unificato di prenotazione, prenotarsi per una visita ambulatoriale, saranno visitati e se valutata appunto come dicevo poc'anzi la indicazione, la corretta indicazione al trattamento, verranno messi in lista di attesa e dopo un breve periodo di attesa saranno chiamati per le rituali, rituali accertamenti diagnostici preoperatori e poi per l'intervento che viene fatto in regime di day surgery, diciamo un ricovero di una giornata, perché in quanto il paziente poi nel pomeriggio dopo un altro controllo medico può andare tranquillamente a casa. Facciamo i complimenti a lei, ripeto di nuovo a tutta la sua equipa, grazie ancora. Marcello, vedo che stai ridendo. Bene, tranne qualche momento di, ho sentito un dolore particolare, però poi tutto bene. Bene, quindi abbiamo visto infatti che in effetti non hai sentito niente perché è durato anche pochissimo. Ho un piccolissimo dolore, dico particolare perché è un dolore proprio interno, che ho sentito proprio all'interno della schiena, non avevo mai provato un dolore così, però non fastidio più che un dolore. E sai che adesso ti cambierà anche la vita, perché insomma adesso finalmente riuscirai a muoverti diversamente. Il problema che avevo ultimamente era il nervo sciatico a sinistra e quindi spero di risolverlo, perché in effetti era abbastanza problematico, mi creava problemi a guidare e andare al lavoro, quindi spero che vada bene. Nuova tecnica, quindi il risultato ora lo vedremo, però sei sorridente e ti auguriamo tanto un bocca al lupo. Grazie. E dalla sala operatoria dell'ospedale Salvatore Cimino è tutto, alla prossima con Marzia e Francesca. Buongiorno a tutti.